Buonasera, benvenuti al TGDR TA. Cronaca in apertura: è ricoverato al Maggiore di Parma in codice giallo l'uomo di Noceto di 50 anni, rimasto coinvolto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale nel comune di Medesano. Sentiamo i dettagli. Cede la strada e un'auto betoniera si ribalta. Questo è il brutto incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nelle campagne del comune di Medesano a Rocca Lanzona. Erano da poco passate le ore 14 quando il conducente del mezzo pesante stava rientrando in azienda dopo aver scaricato calcestruzzo in un cantiere nei pressi di Visiano. Nell'affrontare la strada che da Rocca Lanzona conduce a Sant'Andrea, a circa metà del tragitto, forse per far passare un'auto che proveniva in senso opposto, il conducente si è spostato sul ciglio destro della banchina percorrendola per alcuni metri, non tenendo conto della precarietà dell'asfalto che ha ceduto. Il mezzo si è capovolto per alcuni metri finendo nel declivio. Subito è stato allertato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Medesano e l'automedica di Fornovo. Giunti sul posto, i sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo che era incastrato nell'abitacolo in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco di Parma, che in brevissimo tempo si sono recati sul luogo dell'evento e hanno liberato il conducente dalle lamiere accartocciate. È stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza da Pavullo con a bordo i tecnici del soccorso alpino per recuperare l'infortunato che si trovava in una zona impervia dove i sanitari avevano grosse difficoltà a recuperarlo. Il cinquantenne residente a Noceto è stato stabilizzato e imbarellato e con il verricello caricato sull'eliambulanza per poi essere dirottato al pronto soccorso del Maggiore di Parma in codice giallo. Sul luogo dell'evento era presente il sindaco Michele Giovannelli con il tecnico del comune. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia Bassa Valtaro coordinati dall'ispettore capo Giovanni Saviano, che hanno messo in sicurezza la zona richiedendo ai tecnici del comune transenne e cartelli per segnalare la pericolosità del tratto stradale. Il recupero del mezzo pesante è avvenuto questa mattina. E un autista di 53 anni residente a Varano de Melegari ed un carrellista di 59 residente ad Albareto sono finiti a processo con l'accusa di aver cercato di sottrarre 4 bancali di materiale edile all'azienda Laterlite. In prima battuta hanno avuto un decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, che gli ha irrogato una sanzione pecuniaria di 10.300 euro suddivisa in 30 rate, multa che i due imputati hanno però deciso di impugnare. Il processo si sta svolgendo dinanzi al giudice Cristina Pavarani e al pubblico ministero Massimiliano Sicilia e proseguirà nel mese di novembre. In occasione voltiamo pagina dei festeggiamenti per i 20 anni della Protezione Civile del gruppo ANA di Borgotaro. Martedì scorso gli studenti di alcune classi dell'Istituto Superiore Zappafermi di Borgotaro hanno partecipato ad una mattinata dedicata anche a delle simulazioni di interventi di emergenza, di attività operative svolte dai volontari, impegnata costantemente nelle apprezzabili e strategiche attività di prevenzione per la salvaguardia dei territori, soprattutto quelli montani. Faremo simulazione di spegnimento di un incendio, abbiamo preparato una catasta di legna e pompiamo acqua per far vedere il trasferimento di acqua in caso di alluvione, svuotare cantine, palazzi, tutto quello che succede in caso della pandemia. Invece presso la parte degli alpini, logistica, quindi montaggio e smontaggio di tende pneumatiche e ministeriali, radiocomunicazioni, in quanto abbiamo una sala radio presso la batteria del PIN del Papa, quindi facciamo vedere e spieghiamo l'importanza delle comunicazioni radio durante l'emergenza, in quanto sono le prime che vengono a mancare. E poi attrezzature varie per lo spegnimento, battifiamma, forche, marasse, spieghiamo un po' di cose per tutto quello che è l'attività parallela alle grandi emergenze, sono le piccole emergenze, quindi la motosega, tutto quello che è un po' il nostro quotidiano. Protezione Civile di Borgotaro, sezione gruppo alpiniana, ci ha invitato a partecipare alle attività per festeggiare il ventennale. Naturalmente noi abbiamo aderito e parteciperemo adesso ad alcune simulazioni di eventi quali incendi, vedremo il funzionamento di una pompa idrovora e poi ci recheremo alla baita degli alpini per
assistere alla dimostrazione per quanto riguarda apparecchi radio che sono molto utili per attivare le comunicazioni in caso di calamità naturali di vario tipo. Può essere un'occasione molto interessante e istruttiva per i nostri ragazzi del liceo scientifico. Siamo i ragazzi del liceo scientifico Zappafermi, di terza e di quinta scientifico. Adesso stiamo cominciando a fare questo percorso con l'Associazione Alpini di Borgotaro, dove ci illustreranno le attrezzature per i pronti interventi e in altre occasioni di pronto soccorso. E per ragazzi come noi è una grande esperienza per il nostro futuro e comunque anche per essere pronti a ogni evenienza che durante il nostro percorso di vita possiamo incontrare. E domani grande chiusura dei festeggiamenti del ventennale del gruppo di protezione civile. Si inizia alle 7 con l'alza bandiera presso la baita degli Alpini, alle 7.30 apertura del cantiere per i lavori di mantenimento presso il sentiero degli Alpini in località Cavanna. Nel pomeriggio invece alle 17.30 ammassamento presso i giardini 4 novembre e inizio sfilata alle ore 16, Santa Messa in ricordo dei volontari della squadra andati avanti. Al termine della funzione religiosa proseguirà lo sfilamento in direzione della baita degli Alpini, dove si svolgerà l'ammaina bandiera. In chiusura ci sarà la cena proprio presso la sede degli Alpini. Per una visione strategica dell'Alta Valtaro, le risorse, le idee, i progetti e gli strumenti è stato il tema dell'incontro svoltosi ieri pomeriggio ad Albareto alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale Andrea Corsini. La 24esima edizione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, iniziata oggi pomeriggio, ha avuto un prologo nella giornata di ieri con l'apertura della mostra Percorsi tra terra e cielo nelle valli di Albareto e un incontro pubblico sulle prospettive di valorizzazione turistica del territorio. Un incontro basato soprattutto sullo studio compiuto nella primavera scorsa dal professor Dario Costi e dai suoi allievi. Sì, l'Università di Parma sta accompagnando il sindaco in un percorso di valorizzazione strategica del territorio della città, ragionando sia progettualmente su come migliorare questo contesto così importante, sia anche sollecitando un confronto sulle potenzialità che gli strumenti di oggi come la fotografia possono portare. La mostra che inauguriamo oggi è l'esito di una campagna fotografica fatta da Carlo Gardini che vuole raccontare le potenzialità di questo paesaggio come strumento utile per promuovere il paesaggio, promuovere anche la vocazione turistica. E quindi un pezzo importante di questa ricerca è anche dotare il comune di strumenti di comunicazione di questo tipo. Quindi una sinergia che si viene a creare per promuovere il territorio. Sì, uno dei principali fattori che abbiamo messo in campo è proprio la promozione del territorio attraverso questo progetto con l'Università di Parma, attraverso il bando regionale che abbiamo passato sulla partecipazione. Abbiamo fatto tutta una serie di incontri che vedono delle prospettive urbane, delle prospettive di sviluppo turistico e sviluppo del territorio stesso, non solo per Albareto ma per tutta l'Alta Valtaro. Oggi un ulteriore appuntamento attraverso la mostra fotografica, attraverso questo convegno appunto sullo sviluppo turistico e le prospettive che potranno esserci in futuro. Prospettive che anche la regione cerca di promuovere. Sì, noi in questi 5 anni abbiamo cercato attraverso delle politiche di sviluppo territoriale, soprattutto di valorizzazione delle vocazioni, delle eccellenze straordinarie di questa regione, di portare turismo laddove il turismo non ha mai rappresentato, diciamo, un driver principale di sviluppo economico. E credo che, insomma, i risultati di questi 5 anni che hanno fatto registrare soprattutto nelle zone montane, nelle zone appenniniche, nelle aree interne, una crescita in doppia cifra in termini percentuali, dimostra come una regione come la nostra, che ha sempre avuto storicamente una vocazione turistica forte nella riviera e nelle grandi città d'arte, possa, appunto, valorizzando le competenze, le professionalità, ma valorizzando soprattutto, direi, gli straordinari paesaggi, le tante eccellenze come ad esempio il fungo porcino DOP di questi, anzi IGP di questo territorio,
possa incrementare le presenze turistiche del moderno viaggiatore, del turista, dell'esperienza che cerca oggi di vivere appunto dei momenti di soggiorno legati alle grandi eccellenze di un territorio, ambientali, paesaggistiche, culturali e soprattutto enogastronomiche. E dopo l'inaugurazione di oggi pomeriggio, domani la Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto entra nel vivo. Vi do qualche appuntamento. Al Palafungo dalle 11.30 alle 13 Kids Lab, Musei del Cibo, dalle 13.30 alle 14.30 Cooking Show con I Testaroli, Sapori di Lunigiana. Dalle 15 alle 16 torna i Musei del Cibo, dalle 16.30 alle 17.30 altro Cooking Show con I Gusti dell'Appennino insieme a Francesca Toma. Dalle 18 alle 19 degustazione del Parmigiano di Montagna, dalle 19.30 alle 20.30 degustazioni con assaggi di langa, presentazione e degustazione di vini piemontesi, dalle 21 alle 23.30 emergenza cocktail catering, workshop e cocktail in vendita, mentre al ristorante alle 19 avremo cena speciale a cura dello chef Vincenzo San Giorgio nella zona disco, dalle 22 serata disco con Taro Taro Story 90 to Dance Generation. Dal mattino a sino alla sera avremo come ogni anno gli stand enogastronomici e all'esterno la fiera. Nuova sede per la società Montagna 2000, una nuova struttura molto importante non solo per l'ente ma anche per l'intero territorio. La società Montagna 2000, che gestisce il ciclo delle acque in Valtaro, avrà una nuova sede di proprietà a Borgo Valditaro. Esattamente, questa sede sarà costruita sulle rive del torrente Tarodine nel quartiere San Rocco, nell'area ancora libera dove una volta sorgeva lo stabilimento della ceramica borgotarese. Sì, abbiamo completato un iter di verifica che è durato circa 2 anni di confronto con i soci. Riteniamo che la nostra società abbia bisogno di una sede nuova per consolidare la propria presenza sul territorio. Ricordiamo infatti che la scadenza della concessione è il 30 giugno 2025 e che nello stato attuale delle cose ci potrebbero essere gare che porterebbero qui grossi operatori e quindi c'è il rischio di perdere occupazione e lavoro sul territorio. Da questo punto di vista riteniamo invece che la sede sia una scelta strategica, ci permette di considerare uno scenario nuovo per Montagna 2000, quindi quello di avere propri spazi, di capitalizzare la società verso gli istituti bancari e di avere quello che serve per migliorare il servizio. A differenza di quanto è stato detto in modo anche poco ortodosso, non è vero che la sede ridurrà gli investimenti sulle condotte, uno perché non è nostra intenzione farlo, due perché le autorità di controllo non ce lo permetterebbero, quindi stiamo varando un piano degli investimenti che deve essere approvato da Atersir da circa 4 milioni e mezzo di euro nei prossimi 4 anni, a cui si aggiunge l'investimento nella sede che prevede la ristrutturazione degli uffici, anche ricorrendo ad un bando regionale che è di recente uscito, e al miglioramento delle condizioni di una parte del capannone, dove localizzeremmo ovviamente delle energie rinnovabili che avrebbero un reddito per la società, un beneficio sulla bolletta dei cittadini, e dove far partire tutta una serie di attività che riteniamo strategiche non solo per la società Montagna 2000 ma per tutto il territorio. L'estate sta finendo e le offerte le porta via? Ma no, ci pensiamo noi della Ferramenta Franza. Tutti sabato mattina, a partire dal mese di ottobre e per tutto il periodo invernale, dalle ore 8 alle ore 13, Happy Saturday. Con una spesa superiore di euro 100 riceverai subito un buono di 50 euro. Ed informiamo inoltre che sempre dal mese di ottobre saremo chiusi al sabato pomeriggio. Boomerang Bar.
bar, paninoteca, birreria, stuzzicheria con possibilità di apericena e serate a tema con musica, avvisa la sua vasta clientela che a partire dal 1 ottobre cambieranno gli orari di apertura. Al mattino dalle ore 5 per le vostre colazioni e per non lasciarvi soli anche la domenica, Boomerang sarà aperto dalle 5 del mattino e per tutto il pomeriggio con caldissime crepe, panini e TV per i vostri sport preferiti. Bar Boomerang lo trovi a Borgotaro, piazza Lauro Grossi 5. Attenzione, in occasione della stagione raccolta funghi siamo a vostra disposizione per la vendita permessi. Per un'alimentazione sana e corretta passa nei punti vendita ortofrutta della Nuova Montelli a Borgo Valditaro. Una scelta di frutta e verdura di primissima qualità. Per tutto questo Ortofrutta Nuova Montelli, via Europa 18 e in via Cassio 16 e 18 e al mercato tutti i lunedì. Nuova Montelli Ortofrutta, sempre più vicina alle esigenze del cliente. Strepitose offerte alla Nuova Montelli. Pomodoro cuore euro 1,69 al chilo, mela Royal Tigala euro 0,85 al chilo. Si ritirano funghi porcini, in arrivo uva da vino, sono naturalmente gradite le prenotazioni. Strepitoso, Nuova Montelli. Fiera nazionale del fungo porcino di Albareto, 4, 5, 6 ottobre. 3 giorni da gustare fino in fondo, approfittando della meravigliosa accoglienza di Albareto, con 6 cooking show, 5 degustazioni e diversi laboratori. Qualche assaggio di programma. Cooking show, tra cui sabato 5 ottobre alle 16.30 i gusti dell'Appennino, a cura di Francesca Toma, Parma Quality Restaurant, Vecchio Borgo, Borgo Valditaro, Parma. Domenica 6 ottobre, tra cui venerdì 4 ottobre alle ore 21.30 emergenza cocktail catering by Bruno Vanzan, sabato 5 ottobre alle ore 18 il parmigiano di montagna, caseificio sociale Borgotaro, Albareto, Parma, alle ore 19 assaggi di langa, presentazione e degustazione di vini piemontesi e inoltre ristoranti con menù a base di funghi, mercato delle specialità con i prodotti e gli assaggi dell'Appennino, street food, mostre e spazio bimbi. Venerdì 4 al Palatenda gli Alter Ego Band, sabato 5 al Palatenda Taro Taro Storia anni 70-80-90, domenica 6 al Palafungo Mario Zecca. Vi aspettiamo quindi per 3 giorni indimenticabili alla Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, 4, 5, 6 ottobre. Vivi Domotica, azienda specializzata in impianti elettrici tecnologici con controllo da smartphone. Partner Eolo per impianti internet a banda larga. Vi aspetta presso la sede di Borgo Valditaro in via Caduti del Lavoro per farvi conoscere tutte le novità commerciali. Vivi Domotica. Che finisce negli scarichi, arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Questo governo a guida PD 5 Stelle si appresta a tagliare le frequenze di tutte le TV locali italiane per consegnarle alle multinazionali che gestiranno la connessione internet 5G, mentre le emittenti nazionali Rai e Mediaset saranno premiate con il raddoppio della propria capacità trasmissiva e quindi dei canali diffusi. Questo governo cancellerà anni di storia delle TV locali che sono nate per garantire democrazia e libertà di informazione. Questo governo, in un grave momento di crisi economica, costringerà le TV locali a licenziare i propri dipendenti, mettendo sul lastrico migliaia di famiglie italiane. I nostri telespettatori devono sapere chi sono i colpevoli di tutto questo. Anche questa emittente corre il serio rischio di essere oscurata. Aiutaci in questa lotta contro i poteri forti. Difendi la tua TV locale. E
Passiamo alla pagina sportiva, ripartito il campionato esordienti 2008 nel derby Valtarese-Bardi, padroni di casa hanno avuto la meglio vincendo 3-1. Cede alla Valtarese nella prima partita del campionato esordienti 2008 a 9 giocatori il Bardi. Nel derby Vallitaro-Eceno al campo sportivo Bozza di Borgotaro sabato scorso i padroni di casa si sono imposti per 3-1. Pur dimostrando grinta e buona volontà, i bardigiani non hanno saputo tenere testa, in particolare nel terzo tempo, ai loro bravi avversari che pur soffrendo sono usciti vittoriosi. I valcenesi hanno sofferto molto per quasi tutti e tre i tempi, sono apparsi quasi poco incisivi e concreti in tutti i reparti. Sono giunti a Borgotaro con gli elementi contati, solo 9 giocatori e nessun cambio da poter effettuare per poter rifiatare. Una sconfitta che ovviamente non compromette nulla, poiché la strada è ancora lunga e anzi pare che per il Bardi perdere al primo incontro porti decisamente bene. Sugli spalti come sempre folla festante ed acclamante, pronta a sostenere i ragazzi in campo. La prossima sfida è in programma domani tra le mura amiche contro la forte competizione pagina cittadina del centro universitario sportivo, il CUS Parma B. Ed ora andiamo a Mormorola di Valmozzola, dove sabato scorso si è svolto un classico appuntamento, il triathlon del Boscaiolo. Una festa tradizionale, la triathlon del Boscaiolo, svoltasi nel pomeriggio di sabato 28 settembre a Mormorola. Un evento organizzato dagli amici boscaioli di Valmozzola, in particolare dalla famiglia Gabelli e da Luigi Olari, che da molti anni ne curano tutti gli aspetti con passione ed dedizione. Il triathlon ha avuto inizio alle 15.30 alla presenza del presidente dell'Associazione Amici Boscaioli d'Italia, Giambattista Salavolti, coadiuvato dai giudici della gara che si è svolta in 3 prove. 8 i concorrenti suddivisi in coppie che dovevano affrontare l'abbattimento di un tronco con la motosega nel minor tempo possibile, facendolo cadere su di un palloncino posto nel prato, la sramatura del maggior numero di paletti conficcati in un tronco posto orizzontalmente seguendo una sequenza ben definita in un tempo predefinito e infine il taglio di un tronco con scure in una gara di velocità. Primo classificato con 315 punti Alessandro Moreschi, seguito da Luciano Gabelli 307 punti e terzo Marco Gabelli con 297 punti. In gara anche 4 coppie di concorrenti donne che si sono sfidate con il taglio di un tronco con sega 2. La squadra che ha ottenuto il miglior risultato era composta da Valentina Zucconi e Cristina Gabelli, a seguire Claudia Molinari e Anna Maestri, Simona Berti con Monica Chiesa e infine Elena Cignoni e Simona Berti. Domani è sabato 5 ottobre, prevalentemente sereno, salvo residui annuvolamenti sul crinale appenninico in rapido dissolvimento. Temperature in generale aumento, più marcato nei valori minimi. Le minime 6 gradi, le massime 21, venti deboli nord-occidentali sul crinale appenninico e da sud-ovest sui rilievi e fascia collinare. I programmi di questa sera di RTA iniziano alle 20.35 con Salute e Società, proseguono alle 21 con Video Station. Alle 22.30 al TG, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte rivediamoli dell'anno 2000. Per noi è tutto, un grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata e a domani.